Poi, altro gruppo di piante invece si sono evolute dai muschi. Dunque, i muschi hanno dei problemi. Naturalmente, voi avete visto che i muschi sono tutte delle piantine molto piccole, non avete mai visto un albero di muschio. Le piantine del muschio sono alte qualche centimetro e ci sono vari motivi per cui la situazione è questa. Una è il fatto che questi muschi hanno bisogno dell'acqua per permettere allo spermatozoide di raggiungere l'ovulo. E quindi capite che se un muschio fosse un albero, sarebbe estremamente difficile immaginare che lo spermatozoide riuscisse a nuotare dalla pianta maschile alla pianta femminile, magari per metri e metri e metri e metri e metri, invece è molto difficile. Il secondo motivo, la seconda complicazione, per così dire, è il fatto che queste piante non posseggono alcun strumento, alcun modo di trasportare l'acqua all'interno della pianta stessa. Okay? Non posseggono alcun sistema per trasportare l'acqua all'interno della pianta. Allora, da questi muschi, che sono le piante più semplici, diciamo, che vivono sulla Terra adesso, si è evoluto un nuovo gruppo di piante. Un nuovo gruppo di piante. E queste piante invece hanno la capacità di trasportare l'acqua attraverso il loro corpo in maniera molto efficiente. Lo fanno attraverso dei fasci vascolari, si dice, cioè dei tubi fondamentalmente capaci di trasportare l'acqua dal terreno verso l'alto. Allora, queste piante qui, che sono capaci di trasportare l'acqua in questi tubi, si chiamano le tracheofite. 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 Okay. Queste tracheofite, le piante capaci di trasportare l'acqua attraverso il loro corpo, ci sono vari gruppi di queste tracheofite. Il gruppo più primitivo, il gruppo più semplice, con caratteristiche più arcaiche di queste tracheofite, è un gruppo che comprende le felci e qualche altra pianta simile, un po' simile alle felci. Okay? Allora noi adesso parliamo, come nel caso dei muschi, abbiamo parlato del gruppo delle briofite, abbiamo parlato del gruppo più importante e tralasciato gli altri, lo stesso facciamo per le tracheofite. Parliamo del gruppo più importante delle tracheofite, il gruppo più semplice e più importante delle tracheofite, sono le credo sia con la I, non sono sicuro. Pteridofite sono le felci, ok? Felci, quelle che noi chiamiamo normalmente le felci. Allora, io ho cercato felci in giro, ma non ne ho trovate. Allora andiamo a vedere qua dei disegni di felci. Voi tutti quanti, penso abbiate tutti quanti, siete ben in 5, ma insomma, avete in mente come sono fatte le felci, più o meno. Okay. Sono piante, eccole qua, caratterizzate da questa fronde, queste fronde molto, molto belle dal punto di vista estetico. E vedete in questo disegno che alcune di queste felci sono degli alberi. Adesso di felci che sono degli alberi ce ne sono molto poche, però alcune esistono. Sono per esempio in Nuova Zelanda, sono comuni. E se voi andate, quando si potrà andare all'orto botanico, io vi avrei portato, là si trovano alcune felci, che sono alberi, veri e propri alberi alti parecchi metri di felci, ok? Felci. E queste felci possono crescere molto più grandi dei muschi perché hanno la capacità di trasportare tramite questi fasci vascolari, tramite questi tubi, di trasportare l'acqua dal terreno verso l'alto. Inoltre, le loro foglie sono molto più complesse delle foglie dei muschi, sono foglie fatte di molti strati di cellule, non sono sottili, trasparenti come più o meno sono le foglie dei muschi, che sono piante già molto più complesse. Il ciclo vitale delle felci è un po' simile al ciclo vitale dei muschi, ma in questo caso la parte più importante non è quella che produce i gameti, come nel caso del muschio, cioè non è il gametofito, ma è cioè, quando voi vedete una felce, quella parte che voi vedete è lo sporofito, è la parte che produce le spore. Allora, adesso, mantenendo questo schema di colori in cui disegniamo in verde
i gametofiti e in blu gli sporofiti, facciamo il disegno dello schema del ciclo vitale di una felce. Allora, abbiamo detto che quello che noi vediamo normalmente di una felce, adesso non so come riuscirò a disegnarvi una felce, va bene? Ecco, è fatta più o meno così, va bene? Questo qui abbiamo detto è lo sporofito della felce, lo sporofito della felce, è la parte che noi normalmente vediamo, non è il gametofito come nel muschio, ma è lo sporofito della felce. Allora, questo sporofito della felce, per definizione, okay, dovrà avere due volte, due copie, di ciascun cromosoma. Quindi disegniamo i cromosomi, ne disegniamo sempre tre, ok? Le felce a volte hanno anche migliaia e migliaia di cromosomi, ma questo individuo qua sarà lo sporofito della felce. Sporofito. E questo sporofito avrà due versioni di ciascun cromosoma. Allora, se voi avete mai guardato per bene una felce, spesso sotto le foglie, e qua c'è un bel disegno, vedete, si vedono queste strutture qui. Sotto alcune foglie si vedono queste particolari strutture. Queste strutture sono il posto della felce, dello sporofito della felce, dove vengono prodotte le spore. E qui all'interno sono come dei sacchetti, dei piccoli, si chiamano sporangi, che producono le spore della felce. Queste spore sono simili in un certo senso alle spore dei muschi. Allora, sotto alla foglia, allora disegniamo una foglia, no, in blu, disegniamo una foglia di felce, ok? Ecco. E sotto alla foglia si formano questi sporangi. E queste spore si formano sotto la foglia in gruppetti, così, no? In gruppetti di strutture che producono le spore. Sotto le foglie, in questo modo. E queste spore, come nel caso dei muschi, hanno solo metà dei cromosomi. Hanno solo metà dei cromosomi e vengono trasportate, sempre come nel caso dei muschi, dal vento. E queste spore cadono nel terreno, okay? E producono. Ovviamente un gametofito, il ciclo è simile, un gametofito. Gametofito della felce. Il gametofito della felce, a differenza del gametofito dei muschi, che è la parte più importante della pianta, il gametofito della felce è una struttura piccolissima. Di solito il gametofito delle felci è di solito a forma di cuore, più o meno è fatto circa così. Ed è grande qualche centimetro, molto piccolo, con un po' di radici che lo tengono attaccato. Allora andiamo a vedere qualche gametofito di felce. Se lo troviamo, gametofito, ecco, vediamo se troviamo qualche immagine. Eccolo qua, questo è un gametofito di una felce, vedete che è più o meno a forma di cuore ed è una struttura molto piccola. Eccolo qua, vedete? Vedete che si vedono le singole cellule da quanto piccolo è, che può essere grande un centimetro o un paio di centimetri, è il gametofito di una felce. E che cosa fa questo gametofito della felce? Esattamente come nel caso dei muschi, il gametofito produce le strutture riproduttive maschili e femminili. Questi gametofiti, però, delle felci, a differenza dei gametofiti dei muschi, non sono separati. I gametofiti maschili e femminili, bensì gli archegoni e gli anteridi si trovano nello stesso gametofito. Quindi disegniamo l'archegonio qua, okay, vari archegoni e vari anteridi. Eccoli qua, questi sono gli anteridi, questi sono gli archegoni. Allora, cosa succede? Di solito ce ne vogliono due, non funziona da solo di solito. Ma gli spermatozoidi, e anche le felci hanno degli spermatozoidi capaci di nuotare, gli spermatozoidi di, eccolo qua, hanno una forma simile a quella dei muschi, okay? Gli spermatozoidi di un gametofito devono nuotare fino all'archegonio di un altro gametofito. E poi che cosa succede? Succede che da questa loro unione, okay, si forma uno zigote, anche in questo caso. Allora, questo è il gametofito, okay? Questo è il suo archegonio, e all'interno si forma questo zigote fecondato, questa cellula fecondata che possiede, dunque tutta questa struttura qui è derivata dalla moltiplicazione delle spore e quindi possiede solo metà dei cromosomi, ok?
Sono tutte cellule aploidi e questo zigote qui, zigote, che abbiamo lo spermatozoide di nuovo, spermatozoide all'interno delle archegoni, e qua abbiamo l'ovulo all'interno l'ovulo all'interno degli archegoni e lo spermatozoide all'interno degli anteridi, ovulo, ok? E dallo zigote cosa succede? Che dallo zigote comincia a crescere e si forma un po' alla volta, okay? La nuova felce, okay? La nuova felce. E di solito il gametofito muore poco dopo e resta solo lo sporofito, okay? Quindi, in parole povere, in questo gruppo di piante, la parte di gran lunga più importante del ciclo vitale è lo sporofito che produce le spore, mentre il gametofito serve solo, è una cosa molto piccola che esiste per un periodo di qualche giorno e serve solo per la riproduzione sessuale. Quindi anche nelle felci, come avevamo visto nei muschi, abbiamo questa alternanza di generazioni. Abbiamo una generazione aploide, questo gametofito molto piccolo a forma di cuore, con un solo corredo cromosomico, che produce i gameti, cioè gli spermatozoidi e gli ovuli. Il spermatozoide nuota verso l'ovulo, lo feconda, produce lo zigote, dallo zigote incomincia a duplicarsi molte, molte, molte volte e produce lo sporofito che ha due, che è la felce vera e propria, che può essere anche un albero, okay? Che ha doppio corredo cromosomico, due cromosomi per ciascuna versione. E questo è più o meno il ciclo vitale della felce. Ora, se voi guardate dove vivono le felci, anche le felci, così come i muschi, un po' meno, ma così come i muschi, tendono a vivere principalmente, possono raggiungere altezze molto grandi, anche alberi, ma tendono comunque a vivere in posti umidi. E il motivo per cui devono vivere in posti umidi ce l'avete davanti. Devono vivere per forza in posti umidi perché lo spermatozoide nuota verso l'ovulo, nuota, e quindi ha bisogno che tutto lo spazio che sta tra lo spermatozoide e l'ovulo sia bagnato, ci sia un sottile strato di acqua attraverso il quale questo spermatozoide possa nuotare, può nuotare verso l'ovulo e fecondarlo. Okay? Quindi le feci possono vivere come i muschi solamente in posti abbastanza umidi, d'accordo?